Torneo Galattico. Team One. Paostardi Galattico. Guarese Fest. Team One. Paostardi. Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, siamo sempre qui al Team One di Varese per il nostro Varese Fest. Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, benvenuti al primo torneo galattico che abbiamo deciso di soprannominare il Varese Fest. Siamo qui con Paolo e con Edoardo. Perché cominciamo con loro? Perché loro sono i primi che hanno terminato la battaglia, la prima battaglia di questa mattina. Com'è andata? Come non è andata? Perché dici così? I dadi non girano, non vanno, non... Sono incollati, non rotolano. Sono incollati, niente. Risultato quindi? Risultato è che sei stato allegnato dal mio caro amico qui. Okay. E qui. E dici un po', tu cosa giocavi? Lost of Nagash, con Nagash presente. Fai la lista veloce? Nagash, Necromante, Banshee, 30 zombie, 20 tumori. E sei riuscito a perdere malamente? È morto Nagash subito, quindi morto lui, muore tutto. Come è morto questo Nagash? Sentiamo un po'. È morto con ferite mortali di Skyfires non salvati, più che altro. Perché tu giochi? Io gioco Tzinch, e la lista veloce è Lord of Change, Skyfires, Sciamano, Pink Horrors, Guerrieri del Caos e Gaunt Summoner. Voi siete hobbisti da quanto? Una decina d'anni quasi. Una ventina. Quindi è anche lì, c'è il peso dell'esperienza che conta. Come avete cominciato questo hobby? Comprando miniature perché mi attiravano. Sono davanti alla vetrina. Ho visto lì zombie vecchi e basta, da lì. Quindi sei... Sono da lunga morte. Sì, lato dedo. Dalla settima edizione di Warhammer. Quindi invece, se ancora te lo ricordi... Sì, no, grazie a un amico che mi ha fatto giocare per la prima volta a Warhammer... quarta edizione, mi ricordo. Va bene ragazzi, io per il momento vi ringrazio, vi saluto, ma sicuramente ci vediamo dopo. A dopo. Siamo qui con Alessandro e Mattia. Molto bene, come è andata questa mattina la vostra prima partita? No comment. Quindi mi rivolgo all'altro lato e chiedo: come è andata la partita stamattina? È andata molto bene. Ci fa piacere saperlo. Raccontaci qualcosa di più, qualche evento saliente di questa mattina. Stonorn che inciampa sulla banana e non riesce a caricare, fantastico. Deve essere per colpa delle basette non troppo belle, credo. Dicono che sia così. Cosa giochi in questa giornata? Quelli che scivolano con le banane, molto spesso. Che si chiamano? Bisco Raiders. Dici la lista molto velocemente. Allora, c'è Giacomino che è il Frost Lord,
c'è Gennarino che è invece l'Asgard on Stonehorn e poi gioco due unità di Morphan Pack, basta. Che a quanto pare però non fanno granché. E se non caricano, no. E perché non le facciamo caricare? Perché ci sono le banane sui campi da gioco, cioè io protesterei, ma... Qui no, approfondiremo questa cosa delle banane sui campi da gioco. Invece la tua lista in breve. Io porto avanti l'orgoglio del potere verde con gli Iron Jazz. Gioco l'imbarazzante Mo Crasha, che non so come ha fatto a non morire nella prima partita. Addirittura. Sì, di solito muore come un idiota. E poi un po' di tutto, un po' di maialini, un po' di orchi grossi, un po' di orchi più piccoli. Potrebbero essere stati agevolati da queste banane sul campo, quindi da questa iniezione di potassio. Ma magari perché lui aveva le basette con la neve, quindi è scivolato e è andato giù. Ah, quindi il problema non erano le banane, erano le tue basette di nuovo. No comment. Come avete cominciato questo hobby? Io ho iniziato l'hobby quando avevo 12 anni, ero piccolo così, e sono entrato in un negozio GV, ho preso cose a caso, ho dipinto cose a caso e l'anno dopo ho scoperto che c'era dietro un gioco, vecchio Warhammer Fantasy Battle, e da lì disastro. E da adesso da quanti anni sei hobbista? Adesso sono 33, quindi 21 anni. Complimenti, un bel veterano anche lui qui. Sì, sono più vecchio di quello che sembra. Li porti bene. Meno male. Saranno i colori? Saranno i colori. Lei invece, uomo delle banane? Sempre stato hobbista. Nato così? Sono nato così, sono nato col pennellino in mano. E qui però gente potrebbe pensare male. Lo so. Molto bene ragazzi, ci rivediamo dopo, quindi in bocca al lupo o alle banane a seconda del caso per le prossime partite e a dopo. Ciao! Siamo qui con Matteo e Tommy. Tommy, com'è andata questa partita? Bella, emozionante. Punti salienti, le cose che ti hanno sconvolto? Parto subito male, lascio dietro due posti liberi e lui mi incula. A qualcuno piace. Sì, è bellissimo farsi inculare. Quindi mi giro di qui e chiedo, com'è andata? Male, ho perso, però è stato divertente. E qui è andata bene. Sì. Comunque ho fatto 740 punti massacro e sono soddisfatto. La tua lista in breve. La mia lista sono i Bisclaw Rider con lo Stone Lord e il Thunder Tusk, però con non i Frost Lord ma gli Asgard. Poi ci sono quattro Morfang e ho usato la Skull in modo da avere l'Icebro Hunter, 6 tigri e 2 tigri, in modo da avere mobilità e poter apparire per cercare di rubare punti. Non ha funzionato. Ci abbiamo provato. Il momento più epico per te di questa partita? Quando ho visto che ha vinto il doppio turno. Maledetto, aggiungerei. Mi dicevi invece il momento più epico per te di questa partita? Quando ho preso il doppio turno. Da quanto tempo sei hobbista? Da circa un anno. Come è cominciata questa cosa? Causa di un amico che successivamente... Colpa sua, diciamo. Tia, che gioca i Seraphon, ha iniziato a propormi di iniziare l'avventura con lui di Warhammer. Lui già ha iniziato precedentemente. Cominciasti con? Fetch. Con? Fetch. Eh? Flash Eater. Dillo, abbi il coraggio delle tue azioni. Flash Eater. Come hai cominciato? Con l'Isola del Sangue. Quindi praticamente recente. Recentemente, sì, dall'ottava, diciamo, ottava edizione, settimo, fine settimo, inizio ottava. E poi ho scoperto Guardia della Fenice, vabbè, è stato un po' a integrare questi altieri. Hai avuto questa sbandata sugli altieri. Fenici di ghiaccio, fuoco, bello. Perfetto ragazzi, io vi ringrazio, un saluto e ci vediamo tanto dopo alle prossime partite, perché comunque ci rivediamo per sapere com'è andata. D'accordo. Ciao!
Siamo qui con Mattia e con Alessandro. Ok, chiedo prima al bell'uomo qui abbastanza in carne come me, com'è andata questa prima partita? È stata una partita combattuta, molto divertente dal punto di vista sportivo, ha visto molto fair play sul campo di battaglia, avvincente, direi avvincente e molto divertente. Ho vinto io, giusto? Sì? Ok, ho vinto io di pochissimo, gli uomini di Lucertola sono riusciti a massacrare i Caradron, meritata sì, ma fino a un certo punto poteva essere tranquillamente ribaltato come risultato. Comunque una partita veramente molto bella, direi. Bene, è stata benissimo perché al primo turno ci siamo divertiti una cifra, io ferendo lui e lui subendo e basta. Il problema è che dal secondo turno non è passata una. Col fair play, con divertimento, sinceramente è stata una partita molto vincente da rifare anche. La tua lista in breve? La mia lista in breve: sono partito schierando un Arcanaut Frigat, due Arcanaut Company da 10 pezzi, un Arcanaut, una Gunauler, i Thunderer, una squadra da 5 di Thunderer, una squadra da 6 di Endrigers, okay. Aether Chemist, Admiral e l'Endrim Master. Perfetto. La mia lista in breve è un Eternity Warden, 3 unità da 10 di Saurus Guard insieme al battaglione dell'Eternity Starost. No, beh, insomma, il battaglione relativo, adesso con i nomi sono abbastanza negato. Un Skinkstar Priest, lo Slan e un Bastiladonte. Il momento per te più epico di questa prima partita? Quando il mio Bastiladonte in fase di tiro ha sciolto una nave. Battezzato Godzilla il Bastiladonte. Battezzato Godzilla dal mio avversario. Mi ha gasato parecchio, devo essere sincero, mi ha gasato parecchio. Sì. Molto bene. L'episodio più epico di questa partita è stato appunto nel primo turno, quando ho cominciato a sparare con i Caradron e ho fatto un mezzo massacro, praticamente ammazzandoci il suo mago direttamente. Sparando con quasi tutto su di lui, però. Diciamolo. E facendo fuori quasi mezza banda a lato. Però grande soddisfazione. Grande soddisfazione solo al primo turno. Molto bene. Da quanto tempo sei hobbista? Hobbista da una vita. Da quando sono nato, praticamente, sono hobbista. Ho cominciato con HeroQuest. Il gioco classico. Lo conosco molto bene. Prendendo due scatole base, 4-5 espansioni. Dov'è che abiti? Dacci l'indirizzo. Che poi... È il frattempo che sappiamo che è qui. Dunque, abito a Milano, zona Navigli, vicino a Portogallo. Sì, vai tranquillo, mi trovi da quelle parti. Seconda stella a destra, poi dritto verso. Dritto verso mattina. Ok. Come hai cominciato? Sono hobbista da un anno e mezzo circa. Ho iniziato con Age of Sigmar con un amico e cosa. E quindi è colpa di? È colpa di Luca, che è qui e non gioca, il maledetto. Oltretutto, capisci? Ci fa cominciare e poi non gioca. Esatto. Ho iniziato con lui e ho scoperto poi il mondo del modellismo. E ti sei rovinato come tutti noi. Esatto, sì, sì. Lo stipendio piange, la moglie urla, tutto regolare. Amore, stai tranquilla, gioco coi pupazzetti, non, le donne non mi interessano più. Si chiama? Agnese. Ciao Agnese, stai tranquilla. Ok. Molto bene ragazzi, io vi ringrazio, ci vediamo comunque dopo le prossime partite, quindi vi risiedete qui con me dopo e ciao a tutti quelli che ci stanno seguendo. Siamo qui con Nico e con lo sconosciuto di turno Alessandro, detto Paesiello. Papà Paesiello è con noi.
sottolineo, faccio una premessa, Papà Paesiello è stato evocato oggi, tra l'altro in realtà doveva dormirsela tutto il giorno, per sostituire quel merduomo di Colombino che invece ci ha dato il pacco. Ciao Matteo. Ciao Colombino. Ciao. Com'è andata? Bene, è stata una partita logorante perché abbiamo fatto in pratica 4 turni a piccarci. Siamo rimasti fermi per 4 turni interi e una guerra d'attrito, diciamo così. Diciamo che è la prima volta che gioca ad Aos, Papà Paesiello. È stata la mia prima partita. Abbiamo fatto una partita molto molto interessante, ho capito un pochino le meccaniche di gioco. Diciamo che gli Stormcast che hanno combattuto sotto la mia bandiera, non posso dire i miei perché sono di Umberto, possiamo dirlo, che ringrazio per la gentilezza di avermi dato un'armata molto ben dipinta. Un pollicione per Umberto. Peccato che il mio generale all'ultimo secondo si sia fatto prendere dall'emozione. Abbiamo avuto la sindrome della lancia di gomma e morendo in maniera. La tua lista in breve. Allora, la mia lista in breve sono 10 Retributor, 5 come si chiamano? Decimator, sì. 10 Liberators, un Lord Celestant, un Lord Castellant, 5 come si chiamano quelli con l'arco? Aiutatemi. 5 Giudicator e 3 Prosecutor. E un potentissimo Griffhound che è rimasto lì in agguato vicino a un obiettivo per tutta la partita, mettendo una forte pressione psicologica sul mio avversario. Assolutamente che... sì, cioè i miei Earthguard Berserker erano spaventatissimi da quel Griffhound. All'ultimo erano indecisi se caricare o meno e alla fine non hanno caricato. In realtà si sospetta che fosse una carcassa di qualcosa, è stato lì a mangiare, non se ne fregava niente di tutto. Allora, io ho giocato appunto i Five Slayers con 2 unità da 30 di Vulcate Berserker, un'armata con picconi scudo, l'altra con la doppia ascia, in modo tale da rirollare il rirollabile. Un'unità da 15 di Earthguard Berserker, le guardie dal corpo del Runefather appunto. Appunto per il parco eroi invece un Runefather su Magmadrot, un Battlesmith, un Auric Runesmiter e un Grimrat Berserker che come sempre è divertentissimo. Vabbè, da giocare. Insomma. È un vortice di attacchi, un vortice di violenza e asciate. Il momento per te più epico di questa prima partita? La carica dei 30 Vulcate con lo scudo che hanno dovuto percorrere metà campo per salvare un obiettivo. Con le gambette corte. Esatto, con le gambette corte perché siamo lentissimi. Per proteggere appunto questo obiettivo che rischiava di essere preso in malo modo dai 10 Retributors. Quindi sì. Sicuramente l'attacco in profondità dei 10 Retributor che si sono materializzati sul campo di battaglia e hanno... Grado, per l'imperatore no. No, quelli sono gli altri, poi è sempre un altro gioco. E hanno aggredito un Runefather su Magmadrot, sì. Eliminando, e poi hanno resistito fino all'ultimo, su una guerra ovviamente disperata dove c'era tutto l'esercito dei nani che si è... dei Fire Slayer, scusami, che si è fiondato su di loro e hanno resistito, diciamo, 2 turni, sono riusciti a farli non cedendo, rifiutando di cedere terreno, appunto, meno male, fino all'ultimo, dandoti soddisfazione. Sì, 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 sono morti con onore, saranno riforgiati con onore. Come ha cominciato la sua avventura come hobbista? Allora, come hobbista bisogna andare quanto tempo fa, tra di almeno, allora ero in terza media, la terza media l'ho finita, quanto durano le medie, che non mi ricordo. Sappiamo, siamo forti sulle elementari. Quindi appunto ero in terza media e c'era in edicola la serie in fascicoli del Signore degli Anelli, della De Agostini, con quello ho iniziato a pasticciare le prime miniature, a giochicchiare un pochino, a tirar dadi, e di lì a poco ho aperto a Monza appunto un negozio ufficiale che ho iniziato a frequentare e da lì niente, non sono più uscito da questo tunnel che oramai è bello decorato tra Shadespire, Necromunda, Aos, 40k, qualunque cosa. Che chi lo volesse sapere... Deve guardare il video ovviamente. Ovviamente lo spiego. Il video apposta. Ah, ciao! We'll be right back.
ed è appena terminata la seconda manche. Come sono comprati i tuoi pelle verde? Molto bene. Già lo vediamo sofferente. Questo è stato un match sentito. Lo stiamo perdendo un po' per volta. No, è stato un match rischiosissimo in cui abbiamo deciso andiamo avanti, se va bene va bene, se va male va male. È andata bene. È andata bene, è andata molto bene. Bene. Quindi come si sono comportati i tuoi discepoli di Zinc? Ma si sono comportati bene, però il mio avversario è stato ancora meglio, quindi è morta. Ma urlano il pollo è morto. Però è morto anche tutto l'esercito, solo che non è importante perché i punti obiettivo li ha fatti il mio avversario, quindi... Infatti i punti massacro sono stati tantissimi, 1400 su 1500. Però nonostante questo sei riuscito a vincere. Sì. Come hai scelto questo esercito? Perché io adoro gli orchi in ogni forma e dimensione. Il tuo modello preferito? Di questo esercito... tutti. Quello che ti è piaciuto di più dipingere? Tutti quanti. Anche se il Mau Crasha. Il Mau Crasha è bello, ma è troppo grosso. Quindi. Tipo lo sciamano, quindi. Tipo lo sciamano. Lo sciamano che è il tuo modello preferito? Assolutamente sì. Un po' paraculo, Io gioco solo è forte comunque, io gioco solo Chaos in Warhammer, gli altri eserciti non mi piacciono. Ma solo demoni o Chaos in generale, anche umano? Anche umano. Il tuo modello preferito di questo esercito? È il Lord of Change, detto pollo. Quello che è morto. Infatti è morto come un pollo. Se oggi dovessi cominciare un esercito nuovo che non possiedi e potendo spendere tutto quello che vuoi, che esercito faresti? Nargol. O Caradron o i Nighthound nuovi che devono uscire, che belli. Tra i due? Nighthound. Visto che siete provatissimi, vi lascio andare a riposarci e ci vediamo dopo la terza manche, che ancora ci arriverà, tra l'altro. Eccoci qui, siamo tornati, un'altra partita, un altro scontro di questo secondo turno è terminato. Com'è andata? Ho felicemente perso, perché il mio avversario per la seconda volta in due tornei è riuscito a ferirmi nei sentimenti uccidendomi ancora. Aggiungerei il mio avversario, quell'infame. Grazie di averlo detto te, se no mi gioco anche i punti fair play. Com'è andata questa partita? È stata un massacro, era una bella massacrata per l'avversario. Sì. È stata una bella partitona Fire Slayer contro Biscuit Raiders su un terreno ghiacciato, tra l'altro, quindi a tema. In totale quanti nani ti ha eliminato? 30 su 79. Per quanti punti? 330 punti. Quindi le hai comprate l'Eurospin? Assolutamente sì, sì 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 sì. Momento saliente, quello che ti è piaciuto di più in questa partita, comunque finita così. Quando ho visto che era proprio lui il mio avversario, vedendo lui ho detto, ma guarda che fortuna. Rispetto all'altro torneo ancora lui. Ancora lui con gli stessi nani. L'altra volta non ne avevo stato nemmeno un nano, quindi stasera con orgoglio dirò a mia figlia, guarda che fortuna papà, almeno 30 nani li ha alzati stavolta. Per la prossima volta almeno 60 però. No, la prossima volta alzo lui. Il tuo momento saliente, quello che ti è piaciuto di più di questo match? I primi quattro turni in cui 30 nani nudi hanno retto la carica di uno Stonehorn, di un Thunder Tusk e di quattro Mornfang. Poi sono sciolti a lunghissimo termine. Però... Si dice aver più culo che anima in questo caso. Si chiama talento, caro.
perché hai scelto questo esercito? Perché cercavo di qualcosa che... Che fosse forte contro i nani. No, e mi piaceva l'idea di pochi pezzi, forti, poi per fortuna escono i nerf e mi aiutano molto a ridimensionare il mio ego. Il tuo modello preferito di questo esercito? Lo Stone Horde, che nel corpo a corpo fa il suo dovere. O dovrebbe. O dovrebbe fare il suo dovere. Vabbè, comunque l'ha fatto. Il problema dei nani è che salvano l'impossibile e oltre. Quegli infami, aggiungerei. Sì, sì. Allora, diciamo che ho scelto i Fire Slayer perché da sempre adoro i nani. In particolar modo gli sventratori. Diciamo che avere un'intera fazione di simili sventratori era qualcosa di imperdibile. E questo esercito che ho schierato oggi... no, dai, diciamo il Grimrat. Quindi proprio da zero. Potendo spendere tutto, cioè, il buono infinito. Cosa cominceresti e perché? Se ti dicessi Caradron... Ma come mai? Perché gli mancano solo loro come fazione danica. Ho uno strano feticismo per i nani. Possiamo dire a questo punto che a Nicolò piacciono bassi e pelosi. Allora, se non potessi riscegliere i Beast, e noi nani perché no, a te non piacciono bassi e pelosi, no? Okay. Penso che mi piacerebbe provare a fare gli Idoneth. Per, anche loro per grafica, mi piace un casino la tartaruga, l'uomo con cioè il mago con il polpo, cioè mi piacciono proprio esteticamente molti di loro. Indipendentemente dalla forza, da meta, altre cose, esteticamente mi piacciono molto. Perfetto. Io vi ringrazio e vi lascio andare finalmente a riposarvi un po'. Uomo benissimo. Benissimo. Ah, stavolta non sei scivolato su delle bucce di banana. No, infatti volevo avvisare la bonazza di prima che... Sei disponibile adesso. Momento per te più epico di questa seconda partita? Aver vinto. In generale. Com'è andata? Male. Soprattutto, cosa non è andato? Tutto. Praticamente tiri che non passavano, tiri che dovevo passare, lui riparava tutto il resto, cioè massacro. È stato un massacro, 1500 punti di massacro. C'è stato un momento epico per te in questa partita? Sì, quando praticamente ho fatto 2-6 per salvare l'unica nave che mi era rimasta su 14 punti a 13 di ferita, quindi un punto salvato con 2-6, morto il turno dopo. Perché hai scelto questo esercito? Perché mi piace. Mi piace come stile, mi piace come disegno, mi piace proprio lo steampunk, uno steampunk nel fantasy, poi è strano, ma ci sta. Il tuo modello preferito di questo esercito? Lighter Chemist, perché comunque è anche bello di montarlo e dipingerlo, mi è piaciuto davvero. Perfetto. È il primo che ho comprato. È il tuo primo esercito di House. Sulla base di che cosa l'hai scelto? Perché mi piacevano come modello. Quindi hai visto i modelli e ti piacevano. Il tuo modello preferito del tuo esercito? L'Hunter. Potendo avere un buono aperto, quindi potendo spendere qualsiasi cifra. Veramente? Che esercito faresti? Morte. Slave of Darkness. Perché? Perché sono fighi. Ok. Ragazzi, visto che stiamo ripartendo con la terza manche, vi lascio scappare. Grazie. Ciao.
com'è andata? Beh, diciamo che i miei Stormcast hanno fatto una bella prestazione, tuttavia l'ultimo turno è stato fatale, quindi hanno ceduto gli obiettivi alle forze dei non morti e si sono ritirati ad Azir in buon ordine. Io dico solo che Nagash ha capito che deve combattere, ha capito cosa deve fare. Quindi stavolta non ti ha abbandonato lo scontro? No, assolutamente no. È stato tutto il tempo in campo, tranquillo, ha fatto quello che doveva fare, ha castato come un matto, senza mai fallire una magia e ha preso quello che doveva prendere, quindi... Per te il momento più epico di questa seconda partita? Forse l'ultimo zombie che è sopravvissuto contro i suoi... Come si chiamano? Decimator. Ah, però! Lo zombie dell'apocalisse. Diciamo che è stata una grande prestazione dei miei liberators, che caricati dalle guardie dei tumuli, in uno sprazzo di orgoglio guerriero, hanno salvato 7 ferite su 8. Ah, però. Dalle guardie dei tumuli al 4+, nonostante Malus, nonostante fossero maledetti dai poteri di Nagash, hanno tirato fuori l'orgoglio e hanno dimostrato di essere veramente dei prescelti di Sigmar. Come mai hai scelto questo esercito? Ma tu te lo sei trovato, non l'hai scelto. Quindi, però ti faccio una domanda, qual è il modello di questo esercito che ti sta piacendo di più? Allora, il modello più bello è sicuramente Lord Celestand su Dracoth. È un modello bellissimo, ha delle belle regole, diciamo che si difende bene, attacca bene, quindi diciamo che è una summa di quelli che sono i principi e i valori degli Stormcast. Perfetto. Tu invece perché hai scelto il tuo esercito? Oh, io, come ho detto prima, sono apprezzante dei non morti da anni. E... Sei un necromante in erba. Sì, esatto. Quindi no, mi piace il concetto, mi piace come giocano da sempre, mi piace la fragilità, che poi non sono fragili perché compensano con la massa, quindi... Mi piace in tutto. E il modello che tu preferisci, quindi il tuo cocco nel tuo esercito? E c'è bisogno che ti dica quando gioco Nagash. Avendo un buono illimitato, quindi potendo spendere qualsiasi cifra, che esercito faresti di Aos? Ma già domanda dei sogni, eh? Prima la donna, adesso cosa? Magot King di Nargol. Ah, mi piace il concept, mi piace come giocano, mi piace. Ma diciamo che, visto che li sto provando in battaglia, che sono l'unico esercito della nuova edizione che non ha un rimando al vecchio mondo, io direi che inizierei un esercito di Stormcast, in particolare la Camera Extremis. Avendo un buono illimitato, giustamente sogniamo in grande, quindi. Ci piace la Camera Extremis. Ok ragazzi, vi lascio andare, ciao, a dopo. Beh, poteva andare meglio. È stata comunque una bellissima partita fatta con un amico, molto fair play, molto simile alla prima partita, solo che questa volta non ho portato a casa il risultato. Tragicamente epico l'aver fatto uno su un teletrasporto che ha pregiudicato il risultato della partita, molto epico più per il mio avversario che non per me. Insomma, te lo ricorderai per un po'. Oh, parecchio, penso che lo sognerò spesso, mi sveglierò tutto sudato. Dato già per sconfitto, momento epico, il suo uno sul teletrasporto e il doppio turno. Partita finita, matematicamente finita. Dovevano girare questi dadi, insomma. Sì, per una volta ho girato a mio super favore. Senti cosa, perché hai scelto questo esercito? Salva un casino e grazie a questi cavallini bruttissimi di Illyrian, che sono delle mosche fastidiose, creano scompiglio su campo di battaglia. Qual è il modello del tuo esercito che preferisci? La Fenice di Ghiaccio, naturalmente. Perché? È bella. Gusto salva tutto, rompe i coglioni, sì. E da tirare giù è praticamente è quasi impossibile. Se la giochi bene è impossibile tirarla giù. Perfetto. Scegliere Seraphon perché comunque combatti con degli uomini di lucertola che hanno il loro fascino. Sei un po' rettiliano. A tratti, dipende da come mi sveglio la mattina. Modello preferito il Bastiladonte perché è un dinosauro corazzato, cioè, spara come un pazzo. Che spara raggi laser. Spara raggi laser e quando lo vedono gli avversari piangono fortissimo. Non c'è paragone. Se domani tu potessi cominciare un esercito nuovo che attualmente non possiedi, sempre di Aos, avendo a disposizione un buono illimitato, che esercito sarebbe e perché? Bella domanda, probabilmente Sleeve of Darkness perché da boccia... Arcaon a cavallo era uno dei modelli più belli che sognavo e quindi probabilmente per una cosa nostalgica farei Sleeve of Darkness. Perfetto. Elfi oscuri. Perché? Perché sono fighi. Ok ragazzi, siccome stanno ricominciando le partite io vi ringrazio e in bocca al lupo. Okay.
Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, siamo qui con i partecipanti di questo torneo appena concluso in quel di Varese e ora vediamo come sono andate le cose. A noi la valletta! Allora, io mi hanno nominato valletta. Vabbè, ognuno ha la valletta che si merita. Questo vi tocca. Allora, io partirei dalla fine della storia, dalla fine della coda, con l'ultimo classificato che vince. E quindi, l'ultimo classificato, signore e signori, è quello che ha fatto meno punti, l'ultimo del torneo. Colui che ha preso più schiaffi di tutti quanti gli altri. Che vince? Vince? Anziché il cucchiaio di legno, ci siamo evoluti e abbiamo fatto il cucchiaio di plastica e il pestolo di plastica. Che non gratta le pentole. Che non gratta le pentole. E fa felici le mogli. E fa felici le mogli. E vince allora, il cucchiaio di plastica. Classified con ben 860 punti massacro. Però. Un punto torneo. Onesto, un punto torneo onesto. Alessandro Gavin. Bravo, un applauso. Ciao, una bella foto. Vabbè, tanto lo ricaviamo la foto. Lo vogliamo dire a casa, Alessandro? A casa? Che cucineremo meglio. Oh. E poi non diciamo che i tornei di Warhammer sono inutili. No. Ok, non l'abbiamo sistemato. Ma adesso... Ci ha fatto su me stesso. Chi abbiamo poi? Saremo un po' in classifica. Arriviamo al terzo classificato. Terzo classificato di questo torneo Warhammer of Sigmar. Con 6 punti torneo. È una bella media di 2560 punti massacro. Salute! E vince Targhetta, sì, un buon acquisto di 20 euro, Mattia Papaleo! Facciamo di mettere i punti massacro? E 2560! Molto bene! Passiamo al secondo classificato. Secondo classificato! Con 6 punti torneo, ma la bellezza di 4380 punti massacro. Io ritenevo che non fossero tanti, invece sa che abbiamo puntato alla. Auguri! Che vince Targhetta, secondo classificato, e un buon acquisto di 30 euro. Oh. Edoardo Brambilla! Allora, la valletta è quella che adesso siamo contenti. Bisogna vedere a casa! Bacio della valletta. Che è l'ultimo classificato che dice bacio. Allora, arriviamo al primo classificato. Primo classificato di questo nostro torneo con di 9 punti massacro. Ma come 9 massacro? 9 punti torneo. Allora, con la bellezza di 620 punti massacro. Cioè guardate, a 4600. Cioè non ha ucciso nessuno. Un pacifista. Vince il torneo Tommaso Bianchi il misericordioso e vince Targhetta. È un buono da 35.000. No, sono 35 euro, non 35.000. Altro che misericordioso. Tommaso Bianchi con 620 punti di massacro e 9 punti di torneo. Faccio la valletta. Va bene così, come fatto? Ma ora arrivano i premi speciali. Esatto. Siccome in questo torneo abbiamo voluto dare particolare rilievo alle opere e ai modellini dipinti dei partecipanti, abbiamo anche dei premi dedicati alla pittura. Io partirei col miglior modello singolo. Il miglior modello singolo è stato oggettivamente abbastanza difficile da scegliere, ci è impegnato in una lunga discussione. Però alla fine siamo riusciti a trovare... Qualcosa ne abbiamo capito. Una quadra siamo riusciti a trovarla. Allora, vince il premio miglior modello singolo, rullo di tamburi, che vince la Targhettina con un idonet. E buono da? È un buono da ben 20 euro. Ah, però? Tommy Bianchi col suo modello di Fenice. Ancora lui? Ma basta, voglio! Ok, va bene. Però, prima di annunciare il premio per la migliore armata dipinta, abbiamo una menzione speciale. Abbiamo una menzione d'onore. Siccome il modellismo è la capacità di mettersi, di dipingere, di creare, di assemblare da zero un'armata coerente, piena di modelli, che abbia fatto tutto un percorso di evoluzione per arrivare a questo tavolo da gioco. Ma soprattutto vorrei dire, visto che vi siete dati tutti i 3 punti fair play, abbiamo deciso di premiare come attual valore in battaglia, quindi una gita ad Azir pagata dalla Guida Galattica per i modellisti, ma soprattutto una notte di fuoco con papà Paesiello.
questo no, diciamo più uno schiaffo in faccia a Colombino. Più uno schiaffo in faccia a Colombino. Ciao Colombino. Ciao. Vince premio a valore in battaglia Niccolò Panzeri e la sua armata di Fire Slayers. Giovaggio, no, no, dobbiamo fare una promessa a Colombino di quante botte gli dai. Io non ho preparato, ecco, esatto. Vediamo. Arriviamo tutti addirittura. Ok. Va bene. Colombino. Sì. Finisce male, Ale. Bene. Vince la migliore armata dipinta del nostro primo torneo del Guarese Fest. Al Guarese Fest, però volevo dire così. Mannaggia. Vince il premio della migliore armata dipinta del Guarese Fest Mattia Papaleo e il suo esercito di discorso. Discorso. No, io vorrei. Ma vogliamo bacio. Ok, detto questo, vorremmo sapere da Mattia se gli alberi sono, si sono spostati oppure no in queste partite. Tutto regolare. Tutto regolare. Quindi bene, abbiamo controllato che gli alberi non, sono, non si sono spostati. Allora, innanzitutto salutiamo tutti Colombino. Facciamo un saluto a Colombino. Uomo e merda. Come sempre, grazie a tutti. Ci vediamo al prossimo torneo. Se volete scriveteci, se non volete non scriveteci, fate un po' come vi pare. Esatto. Qui a Varese è tutto. Buona serata. Ciao! Ciao!